Capricondello quasi sempre quando siamo in giro per la Calabria ti incontriamo, ecco, cosa stai facendo stasera a Taurianova? Ma questa manifestazione di Taurianova, che è il terzo concorso internazionale dei Madonnari, è unica in Calabria, ma non restiamo in questo ambito. In due anni passati, questa è la terza edizione, in due anni questa manifestazione è riuscita a entrare in un circuito internazionale, non solo europeo, ma diciamolo pure mondiale, perché questa sera, in questa terza manifestazione, ci sono credo 44 Madonnari, ma dal Vietnam al Messico, alla Romania, alla Spagna, eccetera. È davvero internazionale. E quindi è bello vedere questa cosa. La gente, vedete quanta gente? La gente non aspetta altro che manifestazioni, qualcosa di interessante per poter uscire a divertirsi e, perché no, a spendere qualche lira, perché si muove anche una certa economia in queste manifestazioni, non soltanto i bancarellieri, gli ambulanti se vogliamo, ma anche i negozi stessi. È tutto un giro che genera anche guadagni, tre giorni eccetera. Un plauso va sicuramente all'associazione culturale Amici del Palco, presieduta dal grande professionista, dall'architetto Giacomo Cariotti, che si è inventato questa cosa dal nulla, no? Ed ha portato Taurianova in giro per il mondo. Presidente, sono già iniziati i ragazzi, sì, già siamo a buon già punto. La... tanta gente. Sì, siamo contenti perché oggi è la giornata più bella, però bisogna promuoverla, perché vedere i Madonnari lavorare è la parte, come dicevo prima, bella della manifestazione. Quindi vedere l'artista che va a realizzare l'opera, secondo me è quello che si deve guardare. Domani le opere saranno complete, quindi saranno pure belle, ma vedere tutta la nottata lavorare tanta gente, 50 e più artisti, così come non si sono mai visti a Taurianova, penso che sia uno spettacolo da vedere. E invito tutti a venire, ecco. Per voi tanti mesi di lavoro, però questa soddisfazione. Sera è una grande soddisfazione. Sì. Abbiamo anche avuto la soddisfazione di accendere i palazzi, di avere ora i palazzi particolarmente accesi, quindi siamo contenti perché la gente sta molto apprezzando. Dal Vietnam qui a Taurianova. Ma in realtà sono le mie origini. Ok, le mie origini sono del Vietnam. E sì, qua a Taurianova per questo concorso di Madonnari. Io dipingo, siccome il tema è Maria nel Rinascimento, ho scelto Parmigianino e il tema, il titolo del Parmigianino è La Madonna della Rosa. Intanto hai già bozzato la... Sì. Quanto ci metterai a terminarlo? Vabbè, il concorso dura 24 ore. Tutto questo tempo c'è. Vabbè, torneremo dopo allora, quando hai terminato questa opera. Va bene, grazie, ringrazio per l'invito e l'accoglienza. Prima volta a Taurianova, Feste dei Madonnari qua. No, seconda volta. Come l'accoglienza com'è di questi del popolo taurianovese, com'è, diciamo, di questa cittadina? Simpatici? Come ti hanno accolto in questa cittadina? Simpatici. Simpatici. Tu che stai realizzando? Monna Lisa con velo di Maria. Quanto ci metterai a realizzarlo? Fino a domani sera.